Stiamo commentando la partita, merda, la partita tra Italia e Australia per quanto riguarda le donne. E c'è il telecronista che è uno stronzo di merda, bastardo, razzista, testa di cazzo, che spera che le australiane vincano. E gli ho tirato giù tanti di quegli insulti che la metà basta. E ha detto pure che il gol che hanno fatto gli italiani era di culo, sta testa di cazzo. Ma mettere qualcuno un pochettino più, eh? Un pochettino più neutrale, no, mai. Dai, ragazze. Cioè, a me, quest'uomo di merda qua mi ha fatto venire un nervoso che il mio uomo mi ha chiesto se dovevo praticamente prendere delle pillole per calmarmi. Cioè, queste che usavo per dormire. Dai, ragazze! No, per sua cosa. Ma porca puttana. Tutte le volte che parlo, porca troia, di fare cadere una sequoia gigante in testa, sto stronzo. Und auf einmal schwimmen die Australierinnen, Poi nicht im ci hanno già Ozean, annullato un gol aber perché da hinten, l'arbitro è auf una der merda Linkslinie. e hanno dato rigore. Però la nostra portiera, che è conosciuta come la gatta, era riuscita a parare il rigore, però non l'ha trattenuto, quindi l'hanno mandato poi in rete comunque. Corner per l'Italia, eh? Stanno inquadrando la ragazza che ha già fatto il gol. Bene, bene. C'è Neuer. Dai, dai, dai. Qualcuno ha reclamato, però ovviamente noi, figurati se ci danno mai un rigore contro. Siamo 1-1, comunque. Adesso l'Australia sta attaccando, a me sale il panico. Rubali la palla. Abseits. Ah, finalmente hanno dato un fuorigioco anche all'Australia, perché il nostro gol bellissimo, tra l'altro, che hanno fatto, è stato proprio annullato per un fuorigioco di mezzo del mio mignolo, più o meno. E quello stronzo del telecronista ha detto un sacco di minchiate proprio. Tra l'altro c'è una sua collega bravissima, simpaticissima, e io spero che lui perda il lavoro così lei viene assunta in Jetzt tempo wird determinato. der Videoassistent Possible nochmal zu penalty? Rate gezogen. Wir sehen die Dai. Einblendung unten. Möglicherweise gibt es einen Elfmeter. No, ma vaffanculo, Könnte non è ancora vorher schon eine Ecke vero! gewesen sein auf der anderen Seite. Als es schon ein paar Proteste gab. Und hier kommt der Ball. Ah, per noi forse. Per una volta hai detto qualcosa di buono. Cosa è successo? Ho toccato con la mano? È schwer zu erkennen. No, non è Ob svia das jetzt die su Ekenne, è Abwehr sicuro. aus Stai zitto, testa di cazzo. der Ma vaffanculo, Blockbereich ma war. va che porta una sfiga quest'uomo, mi fa incazzare da Es wird morire. überprüft. Devana in jedem Fall diejenige, Non c'è niente die da als controllare, Übeltäterin coglione. Mi sta sul culo da dargestellt wird. morire. Potrebbero, dato che ci avete dato un rigore per una cazzata, possiamo averlo anche noi? Se fanno minchiate loro? Würde es gut finden, wenn wir nochmal eine Wiederholung bekommen. Und da kommt sì, und schau nochmal hinten auf die Elf. Sì, l'ha Ah, da preso sul ist die Hand braccio. schon sehr weit raus. Questa è Ah, braccio. es gibt einen klaren Kontakt. Anche lui l'ha Gewisse detto, klare Natürlich auch viel Kontakt. Zufall Quindi dabei. se c'è uno che ci sta sul culo, Und die ci dà Entscheidung ist ragione, mi unstrafbar. dispiace. Non si fa? Ma vaffanculo, va. Siete delle merde, Also, es geht immer darum, ob da eine unnatürliche Vergrößerung der Körperfläche vorlag. In dem Fall nicht, weil der Arm vor dem Rumpfbereich gewesen ist. Und ich denke mal, dass das das Kriterium war, letztlich zu sagen, kein Elfmeter. ci abbiamo preso An und anche für un sich giallo, ist ja subito, auch da die Regeländerung, grazie. dass kein Tor mehr mit der Hand und dem Arm Che erzielt werden darf. stronzo. Das ist zumindest so der erste Absatz. Die gelbe Karte wollen wir nicht vernachlässigen. Von Czerneuer für Sì, gli dieses hanno fatto Einsteigen. fallo, però tanto quando facciamo noi, quando fanno loro va bene, quando facciamo noi no, subito giallo, ma vaffanculo. Poi anche questo che quell'uomo di merda. Aber in jedem Fall, ich finde, das können wir nach 70 Minuten schon mal festhalten, ist das eine richtig tolle Partie.
Ma cosa ricchittone parti? Stai zitto, deficiente! Che abbiamo avuto solo sfiga! Saremo già 2-1, con il rigore 3-1. Invece sei tu che porti una sfiga di merda, stronzo! Dann passt das vielleicht auch dazu. Ich habe einen ganz interessanten ausländischen Bericht gelesen. 314 Millionen Menschen interessieren sich wohl für Frauenfußball. 16 Millionen spielen auch. Ecco, adesso sta dicendo le persone che si interessano per il calcio femminile. Ecco, tu sei un incapace totale. Datti all'ippica, coglione. C'è andare a cavallo, eh. Gori, neu dabei, raso runtergegangen. Che palle, io lo odio sto commentatore. Tre volte l'ha detto, eh. Gli australiani faranno il secondo gol. Ma vaffanculo, stronzo. Porta sfiga. L'uomo se deve prendere tanto. Ma oh, i nostri attaccano già subito a dire fuori gioco. Statti zitto, statti fottutamente zitto, coglione. Un parteiisch. Proprio tu lo dici, stronzo. No, deve stare fottutamente zitto con tutte le cose che sono successe a noi. Per una volta che ci va bene. Eh? Gli altri così, braccio così, l'ha preso, no? Controllato tranquillamente la palla, però non ci hanno dato rigore contro. Se lo facevamo noi erano 15 rigori contro, non uno. Poi anche questo che è insopportabile. Cioè, parla a me, io mangio pane e ansia dalla voglia di ammazzarlo. Deficiente. Ma no, vogliamo tutti e due vincere, ma va? Ma quando distribuivano l'intelligenza tu eri malato, ragazzo. Che fa? Ci hanno dato un altro fuorigioco. Ma tu, invece di parlare, tappati la fottuta bocca di merda! Ma oh. Ah, è proprio uno stronzo questo, io non lo so. Commenta col cazzo, non ha un'emozione, porta sfiga e se ci succede qualcosa di ingiusto è contento. Proprio, sei una merda, non un uomo. Uno un pochettino più equilibrato non lo potevamo trovare, no? Ma vaffanculo, va. Catley. Sempre a fare complimenti agli altri. Oddio, no, no, via. Cos'è, ci danno rigore stavolta? No, perché con l'arbitro di merda non mi fido più, È caduta prima l'italiana, come fa a aver fatto fallo? Oh, meno male, hanno dato fallo a noi. Hatte sich an Heiligabend noch eine Syndesmose-Verletzung zugezogen, musste auch operiert werden, da war die WM. Non ce ne frega un cazzo di cosa si è fatta l'australiana, è presente? Oder aber zum Glück rechtzeitig wieder fit. Und wenn wir bei dieser Größenthematik sind, dann raten Sie mal, wie ihr Spitzname ist. Mini. Wie auch sonst. A cagare il cazzo perché siamo piccoli. Ma guardati te, sei solo perfetto tu. Non c'è in Germania non ci sono gli specchi. Sono tutti belli loro. Ma vaffanculo a due mani proprio. Se lo metto su YouTube mi bannano stavolta. Sì, ma mica faresti passare la pazienza a un santo. Padre Pio bestemmia. Figa, lo odio quel mondo. Ist es Giuliano, die diese
Bälle versucht zu spielen über die Abwehrkette hinweg in die Tiefe. Comunque, quando ci hanno annullato il gol che c'era, la nostra allenatrice si è girata, per non dire porca puttana, davanti alle telecamere, solo che gli stronzi hanno girato la telecamera e l'hanno proprio seguita, il labiale era perfetto, eh. Cioè, meglio di quello c'è stato solo il vaffanculo di Lippi quando abbiamo preso la traversa contro la Germania. Die hat Ausreihe gebraucht, um reinzufinden in diesen Durchgang. Wieder eine andere Körpersprache, wieder ein anderes Auftreten erkennbar. Dai, stai zitto, porta sfiga di merda. No, ci hanno fatto fallo contro. Che cazzo vuoi? Ci hanno zuppato la giocatrice. Oh, finalmente un giallo contro di loro. Oh, e vaffanculo pure a te. Adesso dirà di subito, eh. È però immeritato. Aspetta, eh. Da weg, trifft dann die Italienerin. Das ist okay. Unabsichtlich klar, aber der geht sie halt dann mit den Stollen voraus, schon relativ hoch zu Werke. Könnte bei der vierten Weltmeisterschaft in Folge ein Tor erzielen. C'è l'allenatore dell'Australia che sta leggermente urlando, più di me. L'ha sentito pure lui che è rincoglionito. Ma questo stronzo pezzo di merda. Oh, tutte le volte che parla, perché non sta zitto? Bergamaschi. Und mit der 19 Giacinti. Oh, adesso un bell'altro giallo, visto e considerato che ci hanno buttato mehr offensive power. Un altro giocatore per terra. Un altro bel giallo, così vai fuori. Fuori dai coglioni. Giallo, grazie. Beh, se non è fallo quello. Gli ha rasato due piedi. Ma cazzo di punizione, ma vaffanculo, dagli un altro giallo che giochiamo 11 contro 10. Tra l'arbitro e questo stronzo qui che continua a parlare. Ma non gli cadono i denti? Niente, io mi guadagno un inferno per colpa sua. Io sarei tanto tranquilla senza provocazioni. Solo che se uno mi provoca, poi faccio così. Chiaramente. C'è la nostra allenatrice che è impresa in una crisi isterica, tipo. D'altra parte, quella sfiga che abbiamo avuto la capisco. Von außen an die Akteurinnen auf der Wiese. Dass man hier wirklich auf dieses zweite Tor gehen möchte, dass man spürt, da ist was drin. Man könnte mit einem Sieg starten. Sì, l'Italia può iniziare con una vittoria. Abbiamo ancora tempo e vaffanculo. Non rompere i coglioni. Donna, ti prego, fai la grazia ancora, un gol o due nostre, che questo qui mi sta fottutamente zitto, che non lo sopporto più. Und am Donnerstag, sprich ein Tag zuvor, gleiche Zeit, Australien gegen Brasilien in Montpellier. Possono iniziare con due sconfitte. Top spiel, auf jeden Fall. Top spiel, perché noi giochiamo male, stronzo. Che subito ho detto che abbiamo fatto gol per culo. Prova tu a fare un col di culo così, vediamo. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Aber so vom Feeling her machen die Italienerinnen auch den willigeren Eindruck, dass die hier den Erfolg mehr wollen. Oh, vogliamo più il successo. L'ha messo anche lo stronzo lui, eh. Un risultato wieder zu spiegeln. Minchia. La portiera australiana mi fa paura, una bestia. Non coraggioso a tirarci in porta. Dai, dai, dai! Dai! Cazzo! Abseits angezeigt.
Ti pareva, ci hanno dato ancora fuori gioco. Adesso che cazzo succede? Wir lösen auf. Das ist erstmal super, wie Bonanzea diese Situation löst. Ma dann geht das in Ordnung. No, 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 dall'altra parte, grazie. Dai, dai, provaci! Magari ti buttano giù e ci danno, figuriamoci. Possono arranzarti le due gambe, possono gambizzarti, spararti alle gambe, ma non ci daranno mai rigore. E l'altro gode, lo stronzo. Io tanti di quelle maledizioni che ti ho lanciato, madonna. Dai, tocchiamo di nuovo. Dai! Provaci! Cazzo! Und der Pass, jetzt gibt's den Blick von der Schiedsrichterin nach außen und die Fahne ging hoch. Mi hanno dato di nuovo gol annullato, non è possibile due volte. Scusate. 81. Minute, schauen wir uns nochmal an. Und das ist komplett richtig. Ecco, ha detto di nuovo che è giusto il fuorigioco. No, non è vero, tu sei una testa di cazzo, ti odio, vaffanculo. Un parteisch, tu sei di parte, testa di cazzo, almeno ammettilo. Ob die Fahne noch hochgeht oder nicht, sie ging hoch, die Bestätigung kam. No. Due gol avremmo già fatto. Un rigore che non ci hanno dato. Saremo 4-1. Adesso ci date rigore? No? Ci date qualcosa? No? Bei den Australierinnen nichts mehr davon zu merken, dass die hier die eigentlichen Favoritinnen sind. Oh, mi sta sul culo, madonna. No. Das könnte sich jetzt aber ändern. No, porta sfiga di merda, stai zitto! Stai fottutamente zitto! Ma io non lo so, un commentatore più stronzo di questo, io voglio scriverci a quelli dell'HD. 1,57, Gamma 1,68. Trovare qualcuno un pochettino più neutrale, non lo so, porti sfiga. Quando facciamo le cose bene non va bene, è sempre fuori gioco, i rigori non ci vanno neanche quando prendono le mani col bagger, no? Prendono la palla col bagger. Non bestemmiare, perché è stronzo, ti provoca in tutti i modi. Tu non vorresti dire certe cose, ma se le cerca. Non posso pubblicare sta cosa perché mi bannano. Ci sono 4-5 tagli da fare perché. Non perché è troppo lungo, perché mi ha fatto andare fuori dalla grazia del Signore. Mia, 8 minuti a sopportare sto Cristo Dio di persona di merda. Cosa? Calcio di punizione più... Cosa diavolo succede? No, sei caduta da sola, adesso... C'è un dato calcio di punizione contro, non si sa per quale motivo. Meno male, adesso segna dove può mettere la palla, speriamo che non vada dentro. E tu stai fottutamente zitto perché non sei capace a commentare. Noi abbiamo la gatta in porta, bellissima ragazza tra l'altro. Miau, prendila. Miau. Emily von Egmont mit der 10, das wäre die Variante mit rechts. Da kommt der Ball. Via. No, prendila. Ok.
Klasse gelöst, um die Gegenspielerin sich regelrecht rumgewickelt. Und dann noch das Auge gehabt für diesen langen Ball in die Spitze. Oh, ma l'ha presa a calci, che cazzo vuoi? Ma diesmal verliert sie ihn schon neuer. Per favore, adesso un altro gol. Gut gelöst von Girelli. Ah, wieder abseits verdächtig. Guarda lì, subito. Non hanno neanche tirato la palla, lui subito a dire fuori gioco. La parola abseits l'ho capita anch'io, l'ho imparata, grazie, me l'ha insegnata. Ah no, non ci ricordiamo di niente, stati zitto. Ecco, pure l'allenatrice si incazza. Vaffanculo in tutte le lingue del mondo. No, ma un altro commentatore, per favore, perché questo qui fa schifo. Dai, gatta! Via. Altro di merda, no, non fate attaccare le stronze. No, adesso ci danno calcio di rigore perché questa è inciampata, come minimo. Sì, infatti, anche lei gli ha detto così, tipo vaffanculo, perché... Dai, buonasera. 20 Jahre mussten sie warten auf eine WM-Teilnahme, die Italienerinnen. Belohnen sie sich an diesem Tag mit einem Punkt, holen sie noch drei oder gehen sie leer aus. Commentato orrendo, però sei proprio scemo, ma non ti fai schifo da solo essere così razzista. Standards von den Australierinnen war mir das persönlich zu wenig, was sie daraus gemacht haben in dieser Partie. Niente. Das war schlafmützig von Gama, da hat sie andando via. Viel, viel Glück. Si è buttata. Si è buttata. La bionda si è buttata, non cagate il cazzo, Non è che abbiamo diritto di avere torto tutta la vita, Zumindest schaffen sie es, die Italienerinnen in der eigenen Hälfte jetzt zu fesseln. Kerr. Dai, non rompere i coglioni. Adesso, per favore, no, Silvana. Via, via, via. Hatte eigentlich eine gute Idee, zurückzulegen. Catley. Tra un po' succederà di tutto, Sojaio. Me lo sento. 87esimo e un portasfiga allucinante. Avremmo potuto vincere 5-0, con un po' più di fortuna. Annullami sto cazzo, stronzo. Se fanno loro gol, sicuramente buonissimo, anche di mano, di bagger, no? Via. Merda. Grazie gatta. La gatta ha preso il... Miau, miau, bravissimo. Wer hat heute morgen im Überraschungsei die Nachricht gehabt? Du schießt das goldene Tor des Tages. Wer? Na klar wollen die Australierinnen feiern heute. Ma lui sta dicendo che le australiane vogliono festeggiare, perché noi no, coglione. French Open das Stichwort. Faccia da culo. E noi invece no, vogliamo avere dei lutti, guarda. Ma ti può dire cose intelligenti mai, Ma secondo te uno vuole rompersi la gamba? Si sveglia la mattina e dice, ma che colpo di sfiga devo avere? Ma vaffanculo, va. Dai! Sì. Cioè, hanno sempre la bandierina per noi... Fuori gioco, qualunque cosa succede. E lui lo dice ancora prima che succeda il fuori gioco, cioè è sensitivo. Porta sfiga di merda. Cioè noi dobbiamo fare gol da centrocampo, altrimenti non va bene. Boah, ist das spannend. Eine Minute noch regulär plus Nachspielzeit und sì. Beide Mannschaften sind gewillt hier den Lucky Punch zu setzen. Lucky Punch, vaffanculo.
Oppure veniva il fastidio al naso. Jeder, der den Gang ins Stadion angetreten hat, wurde mit diesem Auftritt belohnt. Ist das vielleicht die spielentscheidende Ecke? Ecco, subito a dire che ci fanno gol, sto stronzo. Toh, la gatta ti è andata a fanculo. Speriamo che continui a mandarti a fanculo. Nächste Flanke. No, 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 no. No. Toh, vaffanculo, stronzo, porta sfiga di merda. Toh, a doppie mani, proprio. Subito, Appena gli altri sono un centimetro in attacco, lui dice fanno gol. Ma vaffanculo, ma scusami, uno un pochettino più neutrale. 5 minuti. Non mi tiene la batteria, io gli sparo. Io gli sparo, quell'uomo lì è insopportabile. Gli sparo il televisore. No, 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 no. Merda. Prendila. Nur noch die Australierinnen im Vorwärtsgang. Fort. Weg. Von ihrer Offensivstärke fast nichts zu sehen gewesen. Goy. Abgeblockt. No. Oh, jetzt hat sie Zeit. No. Und die Übersicht. Ma smettila di portar sfiga, stronzo! Sam Kerr. Sei insopportabile, minchia. Den Sieg eintüten können. No, 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 no. Ovviamente. Sempre contro di noi. Non protestare che ti è già dato il giallo che non ti meritavi. Oha! Es gibt den Freistoß für Australien. Gli è andata contro. Das ist eine klare Fehlentscheidung. Ganz normales Zweikampfverhalten. Pure lui lo dice, è incredibile. Anche lui lo dice. Arbitro di merda, vaffanculo. Anche il commentatore stronzo t'ha dato torto. Sei una merda, ecco cosa sei. Una merda. Gatta, guarda bene. Gatta, guarda bene. A me mi prende un colpo qua. Senza 3 minuti. Non portare sfiga. Statti zitto perché. Madonna, quante maledizioni t'arrivano. Giuliani, aber mit der Pranke da. No, no, gatta. Gatta. Via. No. So viele Flanken, wie die geschlagen haben, die Australierinnen. Da müsste man meinen, dass die auch mal buttata fuori, gehen sollten, was dann das Verhalten in der Box angeht. Eine von diesen Hereingaben muss doch mal bei der eigenen Mitspielerin ankommen. Und das der Versuch. Direkt. Bisschen tückisch. Vielleicht nicht genug auf den zweiten Pfosten geschlagen, was dann die Höhe vor allem angeht. È saltato in alto, eh? Brava gatta. No, ma perché è fuori gioco loro? Und dann ist das erste Match von Gruppe C passé. Noch immer beeindruckend, dieser Vergleich, was die Passanzahl angeht. Quello stronzo è l'arbitro del cazzo. Fuori gioco, dateci fuori gioco anche adesso. Williams, wachsam. Aufmerksam. C'è tutto da tagliare perché. No? Oh! Le sono andate addosso, eh! Ti può chiedere scusa? No, eh! Io non lo so! Loro possono far tutto! Sparateci dato che ci siete, stronzi! Ah, incredibile, eh! Un fallo ci hanno dato, gente! Adesso è già fuori gioco. Strano che non l'abbia detto. Giacinti gegen 3. Das Beste draus gemacht. 2018 den goldenen Schuh in Italien geholt, 2019.
Infatti, potremmo anche fare il Golden Goalie. Dai, l'ultima, l'ultima azione credo proprio che sia nostra. Io ho paura di festeggiare perché abbiamo fatto gol, però di solito ce l'ho in nulla, no? Quindi questo quattordicesimo tentativo ce l'abbiamo fatta. Non lo so, eh. Sì, sembra convalidato. Io... A me mi sta venendo un colpo, è convalidato. Posso festeggiare o arriva gli alieni dicono che non va bene? Klasse Freistoß, weit auf den zweiten Pfosten. Williams irrt darum. Ultima azione. Abbiamo, è la prima scommessa che ho vinto, Forse. Forse io sto diventando peggio di Gattuso, finché non è certificato dalla NASA, non ci credo. No, questa stava inciampando da sola, non l'ha toccata. Se non sta a stare in piedi e cade come me, non è colpa mia. Lì sono cadute tutte le australiane. Terremoto. Oh, finalmente la nostra allenatrice sorride perché aveva una faccia. Sì, ma il tempo regolamentare è finito, gente. È finito. Fanno ancora battere l'angolo? Cioè, 5 minuti di recupero. Cioè, questo qui già dice che fanno pareggiano sto stronzo qua. Ma stai zitto, madonna. Porta sfiga di merda. Dai, gatta. Non è neanche arrivata alla gatta. No, di nuovo. Oh, finito. Finito. Oh, vaffanculo, commentatore di merda, non hai portato culo e la nonna ha vinto. Gli ho chiesto due gol, la nonna mi ha aiutato. Ciao a tutti.